Negli episodi precedenti di Limbo. Ma vedi, Lucio, la cosa bella è che almeno adesso mi posso nascondere da papà e al contempo, diciamo, non me la sento di tornare a casa, come ti ho già detto. Comunque, che ne dici di questa grotta? Ma sembra carina, poi lì ci sono anche delle casse. Ma andiamo a vedere un po' cosa contengono. Ma Cosa? che cazzo? Non riesco a uscire nemmeno io, non Di c'ho un qua però bottone, c'è niente, una via sono completamente strana. Di qua bloccato. c'è una via strana però. Aaron, non ci pensare nemmeno. Sì, Lucio, vabbè, faremo i conti dopo. Ciao. No, Aaron, ti prego, fermati! Ah, vediamo di trovare qualcosa per liberare Lucio. Ciao, Aaron. Ciao. Un amico di tuo padre. Ah, ok. Ciao. Beh, ho visto il tuo amico Lucio. È davvero messo male, eh? Ma non ti preoccupare, possiamo liberarlo. Diciamo che ha bisogno di un'anima. Quindi cosa vuoi dire? Tu conosci qualcuno che sarebbe disposto a sacrificare la propria vita per uno come Lucio? Sì. Potrebbe passare per eroe. Tu quanto ci tieni a Lucio? Tanto. Però se tu salti nel pozzo, doneresti energia abbastanza per aprire la zona e liberarlo. Lasciami pensare. Aaron, fermati! Fermati, Aaron, è una trappola! Ah, guarda chi è arrivato, quello che vuole uccidere il mio papà e tutti i miei amici. E secondo te dovrei fidarmi di te? Beh, ti posso spiegare tutto, però scendi! Non è come pensi. Ti prego, Aaron, scendi. Aaron, non crede, egli è un imbroglione. Lucio sta benissimo, è libero, non credergli. Ah, oh, mi dispiace che ho fatto la mia scelta. Devo andare assolutamente a avvertire gli altri di quello che sta succedendo ed in fretta anche, prima che sia troppo tardi. Forse Aaron si può ancora salvare, non so come, ma posso convincerli. Devo riuscirci. So che non mi crederanno e che forse e con molta probabilità mi manderanno via subito, ma ci devo riuscire. O almeno ci devo provare. Ragazzi, ragazzi, quando sono arrivato lì, veramente, mancava veramente poco che morissi. Il mondo sta scomparendo sempre di più, ormai siamo quasi al limite. Ma cosa hai in Manca mente, veramente Checco? poco che ci raggiunga. Ma lui ha detto che non ha fatto lui questo, cioè, questo ha detto che non ne c'entra lui. Però, perché non fa nulla per aiutarci? Io mi Perché chiedo. sarà stato lui, secondo me, ma povero Mitch, ma guarda fin dove l'ha spinto. Mitch, ti volevo chiedere una cosa. Ma non è che per Elvis! caso mi hai Pezza di chiamato? merda, Robo, vieni sono qua! qua, mi hai chiamato tu? No, mi sembrava la voce di Elvis! Checco? Checco? Ma... Checco? Porca... Checco, con che faccia ti presenti qui? Robo, lasciami parlare. Lasciarti parlare? Robo, ascolta, vediamo che cosa ha da dire e poi valutiamo. Elvis, riguarda Aaron. Cosa? Cosa cazzo hai fatto, mio figlio? Nulla, almeno non io. Mi vorresti far credere che ora tutto a un tratto tieni a noi? So che è strano, ma il mio intento non è quello di uccidervi. Avevo mille modi per farlo senza il minimo sforzo, ma non l'ho mai fatto. So che è strano, ma il mio intento non è quello di uccidervi. Avevo mille modi per farlo senza il minimo sforzo, ma non l'ho mai fatto. E il virus non è mio, mi è stato passato da un tizio che ho incontrato in rete e gli ho parlato che cercavo un modo di vendicarmi. Il tizio mi passò questo virus dicendomi che sarebbe stato solo uno scherzo senza danni. Io gli ho creduto. Tutto però è cambiato quando voi mi avete detto che il mondo stava scomparendo. Sì, ma Avete tu non ti sei iniziato neanche preoccupato minimamente di questo, ci hai riso dietro. Comunque vai pure a... avanti. Fammi finire.
ho iniziato a fare delle ricerche e ho capito che il virus, che era il virus a provocare tutto questo, non lo posso fermare, perché c'è un intruso nel server, un altro esterno come me, che sta controllando il virus a suo piacimento. Non so chi sia, ma probabilmente è lo stesso tizio che mi ha passato il virus. Dovremmo crederti? Dopo tutto questo? Sì, infatti. Elvis, non serve che voi mi crediate, io sono solo venuto ad avvisare che tuo figlio in questo momento potrebbe non essere più tra noi. Ma porca... Fatti menare, fatti uccidere, bastardo! Dimmi dove cazzo è! Che cazzo hai detto, Checco? Che cosa gli hai fatto? Non mi venire a dire che la fu colpa di qualcun altro, Checco, perché giuro che io veramente ti distruggo. Vedi, stavo controllando i blocchi che scomparivano e mi sono accorto alcune modifiche non fatte da me. E ho visto che i cambiamenti riguardavano una trappola di persuasione nei confronti di Aaron e io non avevo idea di cosa stesse accadendo fino a quando non ho visto Aaron in un'altra dimensione. Che parlava con questo tizio che diceva essere amico tuo, Elvis. Ho provato a fermare Aaron, ma lui era del vostro stesso pensiero e non mi ha creduto. E non ci ha pensato due volte ad andare incontro alla morte o alla probabile. Stai attento a non dire quella parola. È pesante come parola quella parola morte non mi piace. No, che cosa prego. Tra tutti quelli che... No, ragazzi, scusatemi, però tra tutti quelli che ci sono qua in mezzo, proprio lui che non c'entra niente. Perché ma Aaron? Niente, nulla. Perché Aaron? Però Elvis, devo dire una cosa. Ho notato che Checco, da quando ha iniziato a parlare, il suo aspetto è cambiato. Non c'è più quel rosso di prima, sta quasi andando via. Non lo so, non a caso non mi sembri la stessa persona che abbiamo incontrato all'inizio di questa tua orrenda vendetta, Checco. Ti concedo il beneficio del dubbio, mi sembri cambiato. Vero, forse sono cambiato, forse il mio rosso stava a significare la mia rabbia. Io questo non ve lo so dire, non so se Minecraft è arrivato a questi livelli durante gli ultimi anni, ma ora ho solo un obiettivo. Devo trovare l'intruso, perché potrebbero succedere grossi casini se non trovo in fretta l'intruso che è in questo server. Se l'hosting lo viene a sapere, c'è molta probabilità che potrebbe riavviare il server per evitare qualsiasi intrusione. Cazzo. Nella sicurezza. E voi sapete cosa potrebbe accadere se riavviano i server con dentro voi due. Non è un male per chi è entrato per causa vostra, ma è un male per voi. Dannazione, no. Però, se volete essere d'aiuto, dovete stare attenti se vi contatta quella persona. Tranquillo, Checco. In realtà, questa persona già mi ha contattato, quindi nel caso riuscirei a riconoscere la sua voce di nuovo. Quindi è lui? Quello che ti ha contattato, di cui mi hai parlato? Beh, io pensavo fosse... Pensavo fosse il nostro amico. Sì, ho capito. Attendete mie notizie al più presto. Elvis, purtroppo possiamo solo aspettare. Anche se devo dirti che l'attesa potrebbe dannatamente divorarmi. Non mi fido ancora totalmente di Checco io. Robo, so che è strano, ma è l'unico che sa fermare tutto questo. È l'unico che potrebbe salvare mio figlio e io non so che cazzo gli è successo. Sono qua, vorrei fare, ma... Ecco. Tranquillo, Elvis. Troveremo un modo. Oh, wow. Che cazzo. Oh. Scusate un attimo che adesso mi devo loggare, ma arrivo subito, eh. Ciao, Jarno. Jarno, come fai a trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto, scusa? Non so neanche se mi vedi, mi devo ancora loggare. Ti vedo, sì. In mezzo a tutti e tre, proprio, preciso. Che tempo? Perché? Di cosa stavate parlando? Abbiamo avuto una visita inaspettata di Checco, ma dici, poi ti spieghiamo tutto. Allora ragazzi, scusate se interrompo i vostri ragionamenti, ma sarò molto breve, anche perché non so quanto tempo posso restare qui. Sono stato in questura, ho chiesto dell'hacker, ma mi hanno detto che è stato messo in isolamento e per nessun motivo può avere contatti diretti o telefonici con noi, quindi mi dispiace, non so cosa dire. Che cazzo, ma allora con chi ho parlato?
E non si sa, se questo qua è uno sconosciuto, l'unica persona che potrà dirci qualcosa sarà Checco con le sue ricerche. Ragazzi, l'unico che hacker che abbiamo qui in questo momento, Lamer più che hacker, è Checco. L'unico che può fare qualcosa è lui, adesso, perché noi siamo qua dentro. Sono con Elvis, non sarà più come prima Checco, ma ora è sembrato sincero ed è la nostra unica speranza. Elvis, Robo, voi provate a raggiungerlo, siete i soli che reggono il suo passo volando. Io cercherò Lucio, spero di trovarlo in fretta. Buona idea, Robo? Ok, sono dei vostri. Oh! Oddio, Elvis, cos'è? Ragazzi! Elvis! Sto male! Elvis, cos'è? Elvis, che succede? Sei male? Elvis, Elvis! Ragazzi, scusate, purtroppo non so che cosa ho. Mi stringe il cuore, mi stringe qualcosa qua dentro, non so descriverlo. Non riesco a muovermi. Elvis, Elvis, non ti sforzare, riposati, non preoccuparti. Tu stai qui, pensa appunto a riposarti, che ad Aaron ci penso io. E ti prometto che te lo ritroverò prima che sia troppo tardi. Vado a prendere Checco. Merda. Ora che ci penso, potevo farmi dare un passaggio da loro. Elvis, non è che... Ah. No, scusa, niente, vado. Ciao. Dai, Arno, partiamo. Vai. Ma scusa, cosa c'è in fondo? Ah, non capisco bene, vado a dare un'occhiata. Ma aspetta, ma mi sembrano... Sì, sì, cavolo! Oh, porca puttana! Aiuto, sono zombie! Ma cavolo, devo andare! Ah, scappa! Ho fatto tutto, mamma mia! Ok, siamo salvi, meno male. Allora, qua dobbiamo trovare un modo per scappare di qua, dobbiamo trovare una soluzione, Facile a dirsi, io. Dai, pensa a qualcosa. Cosa possiamo fare? Chiarno. Pensa. Chiarno, hai della legna? No. Ce l'ho io. Ok, ho della legna, perfetto. Possiamo costruire quanti picconi possiamo. Per adesso ne posso costruire 4, 2 per me e 2 per te. E perfetto. Dobbiamo trovare il modo, cioè dobbiamo scavare sotto e andare a cercare Lucio. Ok, perfetto, ci sto. Ok, andiamo. Andiamo. Ciao, Aaron. Ti piace quello che vedi lì fuori? Tutto quello che vedi qui è stato preparato per te. Papi, aiuto! Papi, aiutami, ti prego!